A Termoli invece parliamo di politica, il centrodestra tira le somme di 4 anni di amministrazione del sindaco Angelo Sbrocca. La gestione finanziaria a Palazzo Sant'Antonio è tornata in passivo, con molti debiti e l'accensione di mutui milionari. Sentiamo. Che cosa ti ha spinto nella tua veste di consigliere di minoranza per dire questa conferenza stampa oggi? Per quanto riguarda questa conferenza stampa e per quanto attiene la gestione finanziaria, ho ritenuto rilevare anche attraverso degli schemi come, appena insediato sindaco nel 2010, trovai una situazione di sofferenza finanziaria pari a 60 milioni di euro tra contenziosi, anticipazioni di cassa, debiti fuori bilancio ed altre situazioni negative finanziarie. E come dopo 4 anni di amministrazione di Brino non solo erano stati eliminati tutti i contenziosi, quindi tutte le spese, appianati tutti i debiti, sia in termini di competenze che di cassa, ma addirittura alla caduta dell'amministrazione comunale, cioè a febbraio 2014, lasciai la mia amministrazione, lasciò all'amministrazione successiva, quella Sbrocca, un tesoretto pari a 11 milioni di euro di cassa e quindi competenze e cassa che erano rinvenienti dalla vittoria sulla Edison per quanto riguarda l'ICI. Ora, dopo 4 anni di amministrazione Sbrocca, non solo quel tesoretto è stato dilapidato, ma addirittura è ricominciato quel circolo vizioso dei debiti attraverso contenziosi, attraverso acquisizioni di mutui. Qui siamo arrivati, dopo 4 anni, un'amministrazione, quella Sbrocca, che non ha realizzato un centimetro quadrato di asfalto. Oggi, dopo 4 anni, per realizzare degli asfalti si accende un mutuo di 500.000 euro, così come si accende un altro mutuo di 500.000 euro per fare il collegamento tra Via Dante e Piazza Garibaldi, cosa che doveva essere fatta gratuitamente dall'RFI. Quindi in una situazione che, secondo quanto ci stava dicendo lei, con numeri alla mano, come vediamo qui, che sta precipitando? Assolutamente sì, io sono convinto che questa amministrazione, così come quella che mi ha preceduto, cioè l'amministrazione Greco, tanto sono fotocopie, l'una fotocopia dell'altra, lascerà questa amministrazione il deserto con i pozzi avvelenati. Vedo con sofferenza e con preoccupazione chi dopo questa amministrazione Sbrocca sarà chiamato a gestire questa città. Certo è che dopo questa del bilancio, della gestione finanziaria, sicuramente una riflessione dobbiamo fare anche sulle opere non realizzate da questa amministrazione. L'unica che doveva essere realizzata è il tunnel, che anziché essere realizzato, viste anche le ultime informazioni e notizie, anche questa si trasformerà in un contenzioso milionario per le casse del Comune di Termoli.